Si è conclusa in Canada la conferenza mondiale sull'AIDS con l'annuncio del quinto caso di guarigione completa dall'HIV. La nostra inviata è Laura Berti. La conferenza mondiale sull'AIDS si chiude con una porta aperta sulla speranza e la chiave è CCR5, recettore presente nelle cellule del sistema immunitario che HIV sfrutta per entrare e moltiplicarsi. In tutti i casi di guarigione documentata, le persone avevano ricevuto un trapianto di midollo da donatori con una mutazione di CCR5 che conferisce resistenza agli attacchi di HIV. E adesso siamo al quinto caso di guarigione nelle stesse condizioni. It's the fifth case. Questo quinto caso è di grande ispirazione per gli scienziati per seguire una nuova strada per la cura dell'HIV. Non useremo mai un trapianto di midollo in chi non ha un tumore del sangue, ma certo possiamo concentrarsi sul CCR5 e usare la nostra conoscenza in altro modo, magari con delle terapie geniche, dove utilizzare forbici geniche e rimuovere quel particolare recettore che lascia entrare il virus. Ma quanto tempo ci vorrà per trovare una cura definitiva? Ci vorranno decenni per trovare una cura. L'HIV è molto complesso. I casi che abbiamo riportato qui sono molto, molto rari. Ci sono 38 milioni di persone che vivono con l'HIV e i guariti sono rarissimi. Ma c'è ora uno sforzo globale perché un giorno si possa trovare una cura e far smettere la terapia a vita. E sulle terapie, grandi passi avanti con i farmaci iniettabili a lunga durata che con una infusione ogni molti mesi consentono una più certa aderenza alla terapia. È importante, si è detto, calmierarne i prezzi nei paesi a basso reddito. In ogni caso le terapie oggi a disposizione sono straordinariamente efficaci. Questo hanno gridato attivisti nel giorno di chiusura della conferenza. Chi è sotto terapia non può trasmettere il virus, ricordando che virus ben peggiori di quelli dell'HIV sono quelli dell'ignoranza e dello stigma. Thank you.